Ciao amici, estate, caldo, sole, mare, ma attenzione a cosa si beve per dissetarsi. Attenzione a cosa? In estate si cerca sollievo bevendo qualcosa di fresco oltre la semplice acqua, ma non mi stancherò mai di ricordarvi di fare attenzione allo zucchero. È una delle insidie più subdole, così dolce, sembra dare energia subito, invece affatica l'organismo che deve spendere energia per abbassare la glicemia. Se fate attenzione a come vi sentite dopo aver bevuto bevande zuccherate, forse vi accorgete di sentirvi stanchi, senza motivo, a volte fino al giorno dopo. Vi è mai capitato? A me sì, adesso capisco. Se vi interessa l'argomento, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. In una bevanda alla cola ci sono 27 grammi di zucchero, come 8 bustine del bar. Il tè freddo già pronto contiene da 3 a 6 cucchiaini di zucchero per bicchiere. Le bevande frizzanti al limone contengono 3,8 cucchiaini per ogni bicchiere, mentre quelle all'arancia o altri agrumi ne contengono 4. Attenzione, anche i succhi di frutta contengono 5 cucchiaini di zucchero per bicchiere. Posso bere almeno un'acqua di cocco? Certo, basta che non abbia zuccheri aggiunti, che possono arrivare fino a 1,6 cucchiaini. L'OMS fissa 50 grammi il limite giornaliero di zuccheri, quindi con queste bibite siamo già a metà del totale. In più, lo zucchero non sazia come un cibo solido, così continuiamo a ingerirne. Le conseguenze sono obesità, diabete, malattie cardiovascolari, dipendenza. Anche piccole quantità suddivise nei tè freddi o bevande dolci di ogni giorno, se sommate tutte insieme, aumentano il dosaggio e creano dipendenza. Neppure sostituire lo zucchero aiuta. Gli edulcoranti alternativi o dolcificanti come aspartame o acesulfame K non risolvono il problema e restiamo dipendenti dai dolci. È una catastrofe, che fare? Ecco il mio consiglio: leggere le etichette e sommare le quantità, eliminare le bevande che contengono troppi zuccheri o dolcificanti. E quando sentiamo il desiderio di qualcosa di dolce per gratificarci, ricordiamoci che madre natura ci ha dato la frutta che gratifica e disseta. Basta mangiarla fresca o metterla in un frullatore e diluirla con acqua fredda. Potete metterla in borsa o in macchina, in un termos o contenitore termico. Ecco il modo migliore per dissetarsi in estate e farsi del bene. Bevi sano e vivi meglio. E per avere tanti altri consigli su come mangiare e bere in modo sano e naturale, basta iscriversi al canale. È facile, con un clic così, e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video e non perdere neanche un consiglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione, naturalmente. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!